Se mi conoscete sapete che sul mio canale porto principalmente Fortnite, però non è ovviamente l'unico gioco che ho intenzione di portare. Questo qua infatti è FIFA, già ho portato qualche volta Fall Guys, questo qua appunto è FIFA e sapete che la FIFA mi piace, ci faccio molte anche live anche su Twitch, quindi ecco qua in un nuovo video, bella raga, ben trovati, io sono Poway e oggi siamo qui appunto su questo nuovo giochetto in verità, siamo su FIFA raga e volevo provare appunto una cosa un po' più diversa dal solito, solo che oggi raga al posto di giocare a Fortnite mi è venuta voglia di giocare a un po' a FIFA, quindi siamo qui con un video diverso dal solito ed è come mi vado a preparare alla Foot Champions, ovvero Weekend League. Ok, allora innanzitutto questa è la mia squadra, visto che non ve l'ho mai fatta vedere, intanto fatemi cambiare qualche posizione, non so perché avevo Carrasco lì. Ecco qua, allora praticamente abbiamo in porta Neto, anche se prima avevo Sergio Asenjo che è molto buggato, raga, veramente ve lo consiglio, d'altro pure spostato la cam, non so se avete visto, appunto Neto che è del Barcellona, buggatissimo, ho tipo notato che in questi giorni è veramente molto molto buggato. Thiago Silva in difesa, anche se di solito uso Mili, ecco qua Militao, anzi mettiamo appunto Militao. Militao Paulista che ce l'ho da poco, Navas pure lui ce l'ho da poco, Marcelo che di solito uso Reguilón anche se non mi fa intesa, infatti lo cambio qualche volta. Poi abbiamo centrocampo, abbiamo un tridente, in verità tridente quello è in attacco, però abbiamo comunque tre a centrocampo, perché abbiamo Odegaard che è questo tipo di carta qua, raga, non mi ricordo come si chiama, tipo Watch, una roba del genere, vabbè comunque tipo da sott'occhio, una roba del genere. Poi abbiamo Talisca Rubrikers, ragazzi, potete vedere questo qua è buggatissimo, veramente 87 velocità, 84 di tiro, 85 di dribbling. Gli ho pure messo, cos'è che gli ho messo? Non so manco che stile intesa gli ho messo. Fatemi controllare. No, boh, no, non ce l'ho più, vabbè, fa niente. Canales, che in verità è più una riserva questo, perché di solito metto Carrasco perché mi corre, anche se non è nel suo ruolo. Però comunque quando andiamo in partita sappiamo tutti che non va più l'intesa, cioè non ci interessa più l'intesa. Poi abbiamo Rodrigo insieme a Vinicius e Adama Traoré che fanno il loro sporco lavoro da tridente. Panchina, Ken, pure lui è buggatissimo, ragazzi, proprio la mia è una squadra di buggatoni. Promes, forte, Thiago Silva, Reguilón. E vabbè, giusto qualche riserva che non uso quasi mai. Allora, io direi che possiamo pure andare in partita, ovviamente diviso in rivals, raga, perché se dovessi fare squad battle vincerei troppo troppo facilmente. Questa come mi preparo, diciamo, alla mia Weekend League. Ok, allora, questo è Iñaki Williams, punta, Coutinho, De Jong, Llorente, Portu, Carrasco. Ma in verità non è manco tutta questa squadrona, ecco, 181. Sì, in verità ci sta a molta gente che corre, punto. Tipo Iñaki Williams e Porto sono due veramente corritori che sono dei treni, punto. Ecco, non è che c'è da dire tanto. Allora, vabbè, iniziamo. Ovviamente facciamo il nostro tiki-taka, raga, perché così un po' di tiki-taka non guasta mai. E poi ovviamente vi fa anche muovere, diciamo, la squadra. Poi magari qualche bel filtrantino. Esistono pure le finte, quindi non privatevi mai di finte. Rodrigo, subito. Mamma mia, ha fatto un tiro. Ha fatto un tiro. Non lo so manco perché ha tirato col destro, però. Andiamo subito con Rodrigo in vantaggio. Molto, molto facile, raga. 79 di tiro. Rodrigo ha tipo 2 di piede debole. Abbiamo subito segnato, veramente. Non so. Questo qua com'è che si chiama? Filiodo Drago. Beh, no, Dragao. Mamma mia, che è? Portoghese doc. Ok, allora in verità io di difesa faccio pure schifo su sto gioco. Devo essere sincero, non ho mai imparato a difendere bene. Tipo, vedete, raga, dovrei tappare i buchi, però. Non sto tappando, sto pure facendo prendere spazio. Ok, riesce a correre, bravo, bello. Bello. Tiro, bello, cavolo, bravo, Rodri. Oh, 2-0, già all'ottavo, ottimo, 2-0, già 2 gol. Quitta, ti prego. No, allora, molto meglio se non quittasse, perché voglio appunto far vedere un attimo come è il mio stile di gioco, appunto, come. Se riusciamo ad arrivare in top. E raga, vi consiglio sempre di fare molti. No, qua ho fatto un erroraccio. Qua ho fatto un erroraccio e ho lasciato un buco difensivo. Ok, ottimo. Bravo, Paulista. Vedete, raga, anche io faccio molti errori, ma alla fine non è che ci gioco da tanto a FIFA. Questo FIFA qua, anche perché è uscito poco tempo fa. Ultimamente, raga, FIFA sta veramente piacendo. L'ho pure portato live su Twitch. Comunque, qualche volta lo guardate. Quindi mi fa pure piacere, ragazzi. Seguitemi pure su Twitch. PUYT, mi sembra che mi chiamo. Non lo so, però penso di sì. Posso, vedete, raga, io lascio molti buchi. Ma il punto è che non capisco come fa la gente a non avere buchi. Perché io ho una difesa semplicemente a 4. Urca, bello quello. Beh, è fuori gioco. Non è fuori gioco.
Non è fuori gioco, vabbè. Lui ha fatto una bella... Ma lui il punto è che sa giocare molto di tiki-taka, di... Non lo so, raga. Lui è pure abbastanza bravino, in verità, devo essere sincero. Il suo spagnolo che parla, mamma mia, mi perseguita. Il punto è che lui pure è bravino, solo che... Non lo so, io sto giocando un po' male qua, Sto giocando un po' male. Poi... Ancora, parli spagnolo. E poi, ragazzi, cioè, sono molti problemi che devo risolvere. Oltre appunto alla difesa. Per esempio, raga, tutti quei buchi che lascio sono molto molto fastidiosi. Bravo, Odegaard. Non è fuori gioco, non è fuori gioco. Vai, 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 vai. Mamma mia, cosa ha preso. Ma chi è che importa lui? Neto, mi sa. Raga, ve l'ho detto, Neto è buggatissimo. Neto è veramente buggatissimo. Ok, bravo. Oh, ok. No, non dovevo andare. Ho fatto una brutta giocata. Brutta, 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 brutta. Iñaki Williams, bravo Iñaki Williams. Sbaglia. A posto, Vinicius sbaglia più di Iñaki Williams. In verità io ce l'avevo pure Iñaki Williams, perché comunque corre tanto. Il punto è, raga, che ha 2 di piede debole. Ha 3 di piede. No, no, ha tipo pochissimo di piede debole. Prendigliela. Oh, ha veramente pochissimo di piede debole, quindi l'ho tolto. Anche se prima avevo Gerard Moreno, poi mio amico mi ha detto di mettere Rodrigo, perché corre anche lui e comunque un po' di tiro ce li ha, a differenza di Iñaki. Will, no, e potevo prendergliela. E niente, adesso lui crossa. Se faceva gol così, raga, io mi sparavo veramente. Io vi giuro che non ho mai fatto gol su un angolo da più di un mese che gioco a sto gioco. Veramente non ho mai fatto, forse un mese e mezzo, che veramente, raga, non ho mai fatto gol su calcio d'angolo. Mai. Ma il punto è che sono buggati su sto gioco. Fanno schifo, raga. Fanno veramente schifo i cross qua. A me che, vabbè, non fate questi, raga. Però se caso, in caso fate questi, raga, ok, sono un'altra storia. Dico proprio i cross, magari del calcio d'angolo, così. Perché si è allungato il pallone, non ho completamente idea. Ok, riesco. Vedete, raga, è netto buggatone. Ah, brava dama. Vabbè, niente. Vabbè, allora, lui sta sbagliando molto qua, Però io di più. Io nettamente di più, perché non so manco perché. Ok. Un po' di finte qua e là. Ho esagerato. Finché stiamo 2-1 mi va bene, anche se vorrei, diciamo, un po' alzare l'asta. No, non mi laggare. Non mi laggare mai più. Non mi laggare mai più, che mentre ero proprio in porta. Vabbè, niente, ci sta comunque il nostro canale. Sì. Oh, canale, se non fa gol da una vita, ha finalmente segnato. Una volta era tipo la stella di questa squadra. Adesso ti faccio gol perché è la legge. Vai. Ma era da solo. Che gioco di merda, veramente. Adesso lui la passa qua. No, è. Mamma mia, che sfiga. Qua abbiamo avuto sfiga. Guardate come l'ha preso. Vabbè, perché si è allungato il pallone. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Allora, qua bisogna vedere la testa del coso. Lui pensa voglia fare un pallonetto. Un pallonetto. No, lui la vuole indirizzare là. Ecco, non mi ha spostato il del coso. Vabbè, fa niente. L'ho detto che voleva indirizzarla là dall'altra parte a destra. Però vabbè, non me la fa. Ma come Nacho Fernandez 37 di tiro? Allora, qua c'è Martin Odegaard. Bello per Vinicius. Questo è un bel pass. Questa è una bella azione. Che lui adesso c'ha un paio di bu. Però ottimo, bravo Marcelo. Nonno Marcelo, attenzione. Nonno Marcelo con i suoi 95 anni riesce a fare ancora quello che riusciva a fare da giovane, ottimo. Allora, sto tempo qua si sta impegnando, devo essere sincero. Anche io, se io non sto vedendo il massimo di... gol. Mi giuro che le Division Rivals le vinco quasi sempre. Però lui mi sta veramente dando un botto di fastidio. Cioè, lui... Ovvio, non ho ancora perso, però la vedo abbastanza male sta partita. Ottimo. Canales? No, lui ha segnato ancora Canales. No, Rodrigo, ok, ottimo.
L'abbiamo recuperata, però non ci dobbiamo far fare gol. Un gol in 6 minuti. 6 minuti per recupero. Perché mi dà veramente fastidio perdere contro questo. Già ne perdo poche. Poi se lo perdo contro questo è veramente la fine. Guardate quanti attaccanti, guardate quanti difensori. Adesso lui vado in difesa e... Ma in verità ne ha pure pochi di difensori adesso. Non so se è successo. Ah vabbè, perché è un... Talisca, chiudila. Bravo Tali, col suo piede. Che no, anzi che non è il suo piede. E Tali la chiude, 5-3. Diciamo che questa partita proprio swish, sparisce. Ah, ma era porta vuota. Vabbè, facciamo il 6-3 così, tanto per sportività. Va bene. Allora, questo... Punto che lui è una squadra nettamente migliore della mia. È proprio uno scioppone questo, scioppone level master proprio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Bello. Bel passaggio, bro, grazie. Ti ringrazio. Allora, riesco, bello. Tra l'altro, raga, ho pure messo Ken se non si fosse notato. Ok. Traoré, dai, perfetto sto gol. Mamma mia, che bellezza. Bellezza stazione, tac. Tac, proprio tacchetto. E andiamo con Adama. Andiamo con il mitico Adama. Che Adama, ragazzi, ha dei piedi che sono veramente stortissimi. Infatti ha 66 di tiro. Comunque, raga, inoltre, se volete, se lo volete sapere, penso che tra poco usciranno dei funny moments. Magari non proprio tra poco, magari tra qualche mesetto. Sono comunque in ballo dei funny moments che vorrei già creare da un po'. Qualche clip, non ne ho tutte. E poi comunque dei funny moments li creo molto facilmente. E è una cosa che una volta facevo, una volta li caricavo i funny, anzi una volta caricavo delle clip più che altro, per chi mi segue da più tempo. Però... probabilmente sarà forse un annetto. Lui, ragazzi, sta veramente giocando malissimo. Non so se è uno scioppone ma che non sa giocare, oppure uno scioppone ma solo se mi ha visto non sa giocare. Che parata ha fatto lui non lo so, anche se gli ho tirata un po' centrale. Vediamo se riusciamo a fare la stessa cosa di prima. Oh mio Dio, è il passaggio della vita questo. Clip, clip, mamma mia ragazzi, ma cosa ha fatto? Chi è che ha segnato? Militao ha segnato, Militao. Mi stavo parlando prima di Baggati, eccolo qua. Signor Baggato, proprio, lui lo chiamavano il signor Baggato. Ma che, tra l'altro che gol è, raga? Me lo fa rivedere niente, questo qua proprio alla fretta. Ma che gol, raga, oh mio Dio, proprio perfetto. Bello, 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 bello. Odegaard e Talisca mediani, non so perché sono mediani. Anche se uno è trequartista, l'altro è centrale. Ah, che... Ma che, mannaggia da che... Ah, che raga, buggatissimo. Vai. Al volo. Mamma mia, dove l'ha messa. E questo qua quitta. Questo qua probabilmente quitta. Quitta. Chiaro, fork FC, però non è che devi avere per forza il simbolo dell'Inter, lo stemma, e poi fare ste figure. Va bene che ero anche un interista, però se magari incontrassi un milanista capisci che non è la figura più bella. Niente, raga. Allora, in verità, è pure andata bene oggi. Questo qua, diciamo, era un video un po' più introduzione per... in verità sia introduzione che anche per sapere comunque come giocavo, comunque che punto ero. Pure fatto un obiettivo. E appunto, raga, questo qua era per prepararmi alla FUT Champions. Adesso, in questo momento, vedete, 640 su 2000 punti. Io ho 2000 punti, solo che i primi della VL me li consegnano giovedì. Oggi sto registrando di martedì. E domani, infatti, deve uscire il video di mercoledì. Niente, questo era quanto, raga. Poi vi farò anche un bel... Cioè, se avete notato qua, sapete che ho un bel po' di pacchetti. Potete immaginare cosa servirà a quei pacchetti. Io, raga, vi saluto. Io vi ricordo che sono sempre live dalle 20.30 o dalle 21 fino alle 22:22:30. Sempre in live qua su YouTube. E poi magari ci spostiamo pure su Twitch. Sempre comunque codice POW, anche se non siamo su Fortnite. Io vi saluto, raga, ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto, bella, raga.